Per voi, le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi riportati dalla redazione di Calcio in Pillole. La Gazzetta dello Sport apre con le ultime 6 medaglie dell'Italia nelle Olimpiadi. Italia gran finale il giorno delle 6 medaglie, siamo a 36. Ragazze super, in bici l'11° oro. Taglio basso dedicato a Juventus e Milan. Juvenico dice sì, Milan sono 3. Sbarca Emerson. La prima pagina del Corriere dello Sport apre con l'oro vinto dalle italiane nel ciclismo, vive l'Italia. Azzurri protagonisti nella terz'ultima giornata di Parigi 2024. Un altro oro dal ciclismo su pista. Battocletti d'argento. Taglio basso dedicato a Nico Gonzalez, obiettivo di mercato della Juventus, Juve, 30 su Nico Todibo al West Ham, Giuntoli accelera per l'ala. La prima pagina di Tutto Sport dà spazio alla vittoria dell'Italia nel ciclismo su pista a Parigi 2024, festa della donna con l'oro di Guazzini e con Sonny nel ciclismo arriviamo a 11, meglio di Tokyo. Meraviglia di Battocletti seconda sui 10.000. Taglio basso dedicato alla Juventus e Theon Cupminers, Juve, Cup ti mette le ali primo accordo con l'olandese dell'Atalanta. Quindi a fondo per Gonzalez. Spazio anche per Robin Gosens, obiettivo di mercato del Torino, dai Gosens vieni al Toro. Corriere della Sera, via l'abuso d'ufficio, c'è la firma di Mattarella. Stretta sulle intercettazioni, LANM, un danno. Poi la guerra in Ucraina, con Kiev che avanza in territorio russo e Mosca che bombarda un supermercato, 14 vittime. E per quanto riguarda il conflitto a Gaza, USA con Egitto e Qatar chiede la tregua. Hamas, liberate Barghouti. Al centro, le medaglie italiane ai Giochi Olimpici di Parigi. Il Chelsea comincia a sfoltire dai portieri, Slonina va in prestito al Barnsley. Una rosa fin troppo numerosa, con ben 8 portieri sotto contratto, e la necessità di sfoltire prima dell'inizio della stagione. Il Chelsea libera uno degli esuberi, che va a giocare in terza divisione, Gabriel Pavel Slonina si trasferisce in prestito secco al Barnsley fino al 30 giugno 2025. Classe 2004, Slonina è nato in Illinois Seed, è cresciuto nel settore giovanile di Chicago, prima di essere ingaggiato dai Blues nell'estate 2022. È rimasto negli States fino a dicembre, poi è finalmente approdato in Europa, dove ha giocato con il KAS Eupen, Belgio, nella scorsa stagione. Tottenham, ecco l'attaccante per Postecoglou. Al Bournemouth oltre 70 milioni per Solanke. Tifoso dell'Arsenal, futuro al Tottenham. Dominique Solanke dovrà tradire la propria fede calcistica. L'attaccante del Bournemouth sembra oramai a un passo dai londinesi, che investiranno oltre 70 milioni di euro per acquistare con un anno di ritardo l'erede di Harry Kane. Solanke, classe 1997, ha disputato 216 partite con le Cherries realizzando 77 reti. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, in carriera ha vestito anche le maglie di Liverpool e Vitesse. Camello eroe, la Spagna vince il secondo oro olimpico, l'albo d'oro del calcio maschile ai giochi. L'oro olimpico del calcio maschile va alla Spagna, che batte i padroni di casa della Francia per 5-3 dopo i tempi supplementari. Decisive le reti di Sergio Camello, Rayo Vallecano, al 100 e al 120, si infrangono i sogni della squadra di Henry, gli iberici tornano al successo 32 anni dopo Barcellona 92 e vincono un altro titolo dopo l'Europeo. Wolverhampton, Gary O'Neill e il suo staff firmano un nuovo contratto quadriennale. Gary O'Neill e il suo staff hanno firmato oggi un nuovo contratto quadriennale con il Wolverhampton. Q.
Questo il comunicato del club inglese. La notizia arriva dopo il successo della prima stagione di O'Neill al Moulin. Nonostante fosse arrivato alla vigilia della scorsa stagione, ha guidato l'OLD Gold a un comodo piazzamento a metà classifica e ai quarti di finale dell'Emirates FA Cup. Pacho ha firmato per 5 anni col PSG, Al Khelaifi, giocatore fantastico e grande talento. Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo acquisto William Pacho nella grande famiglia parigina. Siamo lieti di dare il benvenuto a William Pacho nella famiglia del Paris Saint-Germain. William è un giovane e fantastico giocatore internazionale e l'ultimo grande talento che si unisce al nostro club. Al Paris Saint-Germain continuiamo a costruire il nostro progetto basato su un'incredibile squadra di giovani talenti e soprattutto sul collettivo, le sue dichiarazioni ai canali del club. Barcellona, nel contratto del nuovo colpo Dani Olmo clausola di risoluzione da 500 milioni. Dani Olmo torna a casa. Il centrocampista spagnolo saluta il RB Lipsia a titolo definitivo per circa 55 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2030 col Barcellona. La clausola di risoluzione presente nel nuovo accordo del classe 1998 è pari a 500 milioni di euro. Di seguito l'annuncio dei Blaugrana. Bayern Monaco, guai per De Ligt, ha speronato un'auto e rischia 3 anni di carcere. Possibili problemi giudiziari per Matthijs De Ligt, difensore centrale olandese attualmente in forza al Bayern Monaco con un passato. Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi della Bild, lo scorso 7 agosto l'ex giocatore della Juventus ha speronato con la sua Audi Q8 e-tron un'altra auto vicino al centro di allenamento del Bayern a Monaco di Baviera, senza fermarsi. Il fatto potrebbe costare al centrale olandese fino a 3 anni di carcere, dal momento che un testimone l'avrebbe riconosciuto contattando immediatamente la polizia. L'auto speronata da De Ligt è stata portata via tramite traino, visto che non poteva più marciare in seguito all'incidente. Gallagher Atletico e Omorodion Chelsea, ci siamo. Oggi il centrocampista firma per 5 anni. Conor Gallagher dovrebbe firmare oggi un contratto quinquennale come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Ieri il centrocampista classe 2000 ha completato le visite mediche dopo essere arrivato a Madrid nelle prime ore di giovedì. L'accordo col Chelsea è stato trovato sulla base di un conguaglio da 36 milioni di sterline, 42 milioni di euro. Il Chelsea, al contempo, ha anche trovato un accordo per l'attaccante dei Colchoneros Samu Omorodion, che costerà circa 34,5 milioni di sterline. Il classe 2004 si sta preparando per disputare la finale del torneo olimpico con la nazionale spagnola.